Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi vi parlerò della torcia tattica della Brian Heights modello PT18 Pro Oath Keeper, una torcia tattica studiata con una filosofia militare, con degli accessori e delle funzioni molto indicate appunto per un utilizzo tattico e tecnico. Adesso la guarderemo da vicino, vedremo com'è fatta, ricordandovi però prima che vi lascerò il link giù per poterla vedere sul sito, poter risparmiare qualcosa grazie a un codice di sconto. Il suo prezzo originariamente è attorno a 120 euro, ma grazie al link che trovate in descrizione la pagherete di meno. Adesso guardiamo le sue caratteristiche e mettiamolo alla prova. Questa è la confezione con la quale viene venduta. Questo cartone avvolge la scatolina. Dalle illustrazioni sulla confezione possiamo vedere che questa versione viene venduta sia in nero che color deserto. Emette massimo 2000 lumen, 32000 candele di luminosità, una durata massima con la modalità ovviamente più bassa di 1870 minuti. Resiste a impatti da cadute da un metro di altezza e raggiunge al massimo 360 metri. Inoltre è impermeabile ed è possibile immergerla fino ad un metro di profondità. Nella parte posteriore abbiamo le caratteristiche tecniche riguardanti le sue prestazioni. Quindi in modalità SOS avremo 60 lumen, in modalità strobo 2000 lumen, in modalità low, quindi in modalità bassa, avremo 10 lumen per 1870 minuti, in modalità media 60 lumen per 930 minuti, in modalità alta 450 lumen per 150 minuti, in modalità turbo avremo 2000 lumen per 1 minuto più 90 minuti in modalità alta. Le dimensioni sono 164 mm per 25 mm e 4 per 41 mm e pesa 160 grammi esclusa la batteria. All'interno della scatolina troviamo la torcia, la custodia, un manuale di istruzioni, questa linguetta che è messa nella parte interna per evitare che la batteria faccia contatto, quindi possa ossidarsi o rovinarsi durante il periodo in cui non viene utilizzata. Questo è un braccialetto che viene dato in omaggio, una cordina con questo piccolo moschettone che va messo nella parte posteriore, alcuni o-ring di ricambio. Per utilizzare l'accetto, questo moschettone va messo da questa parte, io però preferisco non utilizzarlo, quindi la rimuovo. E allora, questa è la torcia tattica. Come vedete ha un design molto bello, accattivante, che richiama molto il colore e lo stile militare. Fatta davvero benissimo, in alluminio molto resistente, con delle rifiniture molto curate. Ha un'impugnatura molto ergonomica. Questa parte frontale si può svitare ed è possibile eventualmente utilizzare degli accessori che si trovano in vendita sul sito Brian Heights. Questa forma a petalo serve sia per difendersi che per poter rompere eventualmente vetri, eccetera. Ha tre tasti di accensione, uno è sulla parte centrale del corpo e ha anche un LED al centro che ci indica lo stato di carica della batteria, e due sulla parte posteriore. Ognuno ha una funzione differente. Quelli posteriori hanno una funzione tattica, quindi alla pressione leggera del tasto posteriore si accenderà con la modalità turbo, al rilascio si spegnerà. Premendola fino in fondo invece rimarrà accesa e per spegnerla bisognerà premere nuovamente. Questo tasto ha una duplice funzione. Premendolo mentre la torcia è spenta attiveremo la modalità strobo. Invece premendolo mentre la torcia è accesa possiamo variare l'intensità luminosa. Ma anche un'ulteriore funzione che ci permette di attivare lo strobo e mantenerlo attivo mentre la torcia è accesa. Quindi torcia accesa, premo, mantengo premuto, si attiva lo strobo che rimarrà acceso fino a quando non premerò nuovamente. Con questo tasto invece l'accenderemo e avremo l'ultima modalità luminosa che avremo impostato. Ad ogni pressione potremo regolare la luminosità emessa. E per poterla spegnere basterà mantenerlo premuto. Anche con questo è possibile attivare la modalità strobo facendo una doppia pressione mentre la torcia è accesa. Per poter bloccare questo tasto ed evitare di avere accensioni accidentali, basterà premerlo tre volte, la torcia lampeggerà e ci confermerà che il tasto è stato bloccato. Anche il LED al centro lampeggerà di verde quando cercheremo di accenderlo, avvisandoci che appunto il tasto è bloccato, e per poterlo accendere dovremo premere altre tre volte. Ma adesso guardiamolo in modo più approfondito. La parte posteriore si può svitare e da questa si accede al vano batteria. All'interno troviamo una batteria 18650 da 3,6 volt 3100 mAh. Questo è un accessorio che ci permette di impedire alla torcia di rotolare nel caso in cui dovessimo poggiarla su una superficie irregolare, ma ci consente anche di poterla afferrare evitando che ci scivoli dalle mani, fungendo da stop. C'è questa clip per poterla fissare ad una cintura e quest'altro accessorio che è possibile rimuovere. Si tratta di un anello tattico che va inserito seguendo una sagomatura, quindi in una posizione obbligata, proprio perché deve andare a posizionarsi in un determinato modo rispetto ai tasti nella parte posteriore.
Ci tengo a farvi notare che questa svasatura impedisce l'utilizzo con la torcia appoggiata in modo verticale, ma è inevitabile proprio per la funzione che sto per farvi vedere. Questo anello serve per poterla utilizzare sia in modo da avere una buona ritenzione della torcia, anche se in realtà sarebbe meglio se fosse flessibile, ne esistono alcuni modelli che hanno l'apertura, ci evitano nel caso in cui vogliono toglierci la torcia dalle mani di slogarci il dito, quindi in quel caso si aprirebbe l'anello sfilando comunque la torcia ed evitando di farci male al dito. In questo modo invece abbiamo un anello fisso rigido, appunto, che ci serve per poter impugnare la torcia, soprattutto in operazioni in cui è necessario utilizzare l'arma. Si può accendere normalmente premendo il tasto posteriore oppure attivando lo strobo e con l'altra mano tenere un'arma. È possibile anche utilizzare l'arma ruotando la torcia in questo modo, quindi impugnandola, e sempre tramite la nocca, tenendola in questo modo, possiamo accendere e spegnere la torcia. È possibile anche fare operazioni tattiche, per esempio il cambio caricatore eccetera, semplicemente ruotando la torcia da questa posizione mentre la stiamo utilizzando, quindi prendere il caricatore, inserirlo all'interno dell'arma, rigirarla e poterlo utilizzare. Quindi diciamo è un utilizzo tattico che ci permette di non lasciare la torcia, muoverci in caso di bisogno senza dover restare a pensare alla torcia che può scivolarci dalle mani. Quest'altra sporgenza può servire anche per colpire, perché comunque ci consente eventualmente anche di difenderci da eventuali aggressioni. Questa è la custodia rigida, molto protettiva, sagomata proprio per poter alloggiare l'anello. Dalla parte posteriore sporge il tasto per poterlo accendere ed è possibile quindi eventualmente utilizzarla anche in questo modo. Ha anche un piccolo vano elastico per poter mettere la batteria al suo interno, e per poter ricaricare la batteria basterà semplicemente utilizzare il cavo in dotazione. Si tratta di un cavo magnetico illuminato, quindi è possibile trovarlo rapidamente anche al buio. Una volta posizionato sul collegamento per caricare la batteria, si accenderà il LED, che ovviamente cambierà colore quando raggiungerà il massimo della sua carica. Ed è possibile utilizzarla anche sotto carica, però solamente con la funzione del tasto centrale, con due modalità molto leggere, una base e una leggermente più alta. Anche il caricabatterie ha una funzione tattica, quindi ci permette di prendere molto rapidamente la torcia anche in fase di carica. Prima di tutto ci permette di trovarla rapidamente perché il LED è molto luminoso, e poi nel caso in cui dobbiamo prenderla non dobbiamo preoccuparci di staccare nessuno spinotto, perché basterà semplicemente tirarla, si staccherà e quindi ci permetterà un utilizzo molto rapido. Lo stesso per quanto riguarda la fase di ricarica. Ma viste quindi queste caratteristiche tecniche, facciamo un paio di prove all'interno per vedere come si comporta in un ambiente piccolo, e poi andiamo in esterno e vediamo come si comporta illuminando un bosco e altre zone molto buie. E allora siamo praticamente a buio pesto, si vedono solamente i LED di alcuni caricabatterie. Accendendo la torcia avremo direttamente la modalità turbo, che a mio avviso per un ambiente così piccolo è fin troppo luminosa. Non è grandangolare, il cerchio come vedete non è molto ampio. Inoltre si concentra nella parte centrale un fascio luminoso molto più intenso. Abbassiamo la luminosità, questa è la luminosità più bassa, che già ci permette in un ambiente del genere di poter vedere tranquillamente quello che abbiamo di fronte, ma non ci permette di vedere molto bene, quindi dobbiamo aumentare. In questo caso già abbiamo una luminosità più che sufficiente per muoverci in un ambiente di questo tipo. Possiamo aumentare, già in questo modo come vedete è molto luminosa, quindi abbiamo queste modalità più ovviamente la modalità turbo, e questa è la modalità strobo, che però dalla ripresa non si apprezza tantissimo, anche se è uno strobo che lampeggia in modalità, forse sì, lampeggia in modalità SOS. Adesso andiamo in esterno e facciamo due prove in un ambiente più consono a questo tipo di torcia. Ora facciamo una rapida prova in questo boschetto, partendo proprio dalla luminosità più bassa, che ci permette di vedere anche in questo caso di fronte a noi, illumina leggermente, un po' distante, ma veramente poco. Aumentando riusciamo a vedere tranquillamente, quindi a muoverci, e ovviamente più aumentiamo, più aumenta la luminosità, diventando davvero tantissima, permettendoci di illuminare tutto l'ambiente fino ad arrivare alla modalità turbo. E allora siamo sempre nel solito uliveto, adesso accendo la torcia, partirà in modalità turbo, quindi vedrete la luminosità massima, dopodiché ridurrò la luminosità e vediamo pure come illumina con le intensità più ridotte. Quindi questa è la modalità turbo, come vedete il fascio si concentra più al centro e ci permette anche di vedere ai lati, non è proprio grandangolare, però può essere utilizzata sia come torcia di profondità che per vedere anche attorno. Adesso riduco, questa è la modalità più bassa,
ci permette di vedere di fronte a noi, e rispetto a tante altre torce devo ammettere che il fascio è concentrato, quindi risulta più luminoso. Questa è la modalità successiva, aumentiamo ancora, già questa sarebbe più che sufficiente per un ambiente del genere, e questa è la massima. Vediamo anche la modalità strobo. Ok, adesso proviamo in questa campagna aperta, vediamo come riesce ad illuminare con le varie intensità luminose. Ok, non so a che distanza siamo, ma quelle case in fondo sono molto lontane e riesce a illuminarle senza problemi, quindi sembra che ai 300 metri ci arrivi, almeno è un'impressione, ma non ho modo di verificare. Anche in questo caso, con le luminosità più basse, riusciamo a vedere di fronte a noi, e man mano che aumentiamo, ovviamente aumenta la luminosità. Peccato per questa luna piena che oggi sta dando fastidio. Come sempre, il nostro amico hotel abbandonato, e oggi c'è una luna molto abbondante, una luna piena che non ci agevola in questa prova, ma proviamo ugualmente. E come vedete, modalità turbo, riesce ad illuminare in fondo e un po' anche attorno. Ovviamente arriviamo anche nella parte estrema del perimetro laterale, riuscendo ad illuminarlo perfettamente. Il tasto di accensione ha questo piccolo LED che ci permette di individuarla molto rapidamente al buio, quindi poterla prendere molto rapidamente, perché ci permette di trovarla con molta facilità. E allora ragazzi, questa era la P18 Pro Oat Keeper della Brian Knight. Come vedete è una torcia davvero fantastica, emette una luce molto forte, soprattutto perché si concentra nella zona centrale, quindi ci permette di avere una luminosità semi grandangolare più un fascio luminoso diretto al centro. Molto molto indicata per le forze dell'ordine, molto indicata per chi ha necessità di una torcia che gli permetta un utilizzo tattico rapido per quanto riguarda lo strobo, la luminosità immediata e la possibilità ovviamente di cambiare la luminosità in base all'esigenza, semplicemente con un tocco, più quello di poter gestire l'impugnatura, poter muovere la mano tranquillamente per poter fare delle operazioni che siano con arma o che siano di altro tipo, per esempio aprire una maniglia, basterà girare, utilizzare la mano libera nel palmo per quello che ci serve e poi poterla utilizzare di nuovo per illuminare di fronte a noi. Io spero che questa torcia vi sia piaciuta, spero che vi sia piaciuta anche la mia recensione. Vi invito quindi a mettere mi piace al video, iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella qua giù per poter ricevere notifiche ogni volta che caricherò un nuovo video, e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!